Buongiorno, sono Matteo Semplice, del Dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia dell'Università dell'Insubria. Oggi vorrei parlarvi della matematica dell'approssimazione. Forse l'accostamento dei termini vi sembrerà un po' strano, eppure ci sono tantissimi problemi che siamo in grado di formulare, ma poi non di risolvere. Ad esempio, ogni volta che fate un attacco o una risonanza magnetica, elaborare il segnale raccolto dalla macchina per produrre quelle immagini che dopo il radiologo analizza per farvi una diagnosi, richiede la risoluzione di un problema matematico che è così complesso che non siamo in grado di risolverlo esattamente. In questi casi occorre procedere approssimando la soluzione con un'accuratezza sufficiente per l'applicazione che abbiamo in mente. Partiamo da un esempio semplice. Supponiamo di voler calcolare l'area colorata nella figura. È l'area sottesa dalla funzione sin x su x sull'intervallo fra 0 e pi mezzi. Basterebbe ovviamente calcolare questa integrale definita. Purtroppo però la primitiva della funzione sin x su x non è esprimibile in termini di funzione elementare e quindi non siamo in grado di calcolare il valore esatto. Ad esempio potremmo suddividere l'area da calcolare in 6 strisce verticali e approssimare l'area sottesa da ciascun arco della curva con l'area del trapezio che ha altezza pi dodicesimi e per basi maggiore e minore i valori della funzione agli estremi di ciascun intervallino. Ad esempio, per il quarto trapezio si ottiene il valore 3 pi 4 radice di 2 fratto 48. Calcolando il valore della funzione sin x su x nei 7 punti che ho indicato e poi le aree dei 6 trapezi e sommando tutto, otterremo un'approssimazione dell'area che cercavamo. Potete ovviamente calcolarla se ne avete voglia. Avremmo anche potuto procedere in maniera diversa. Avremmo potuto suddividere l'area in 3 strisce verticali e per ciascuna striscia considerare quindi tre valori della funzione, calcolare la parabola passante per quei tre punti e poi l'area sottesa da quell'arco di parabola. Ad esempio, vi ho indicato il valore dell'area A2. Ripetendo lo stesso ragionamento per A1 e A3, sommando, otterremo un'altra approssimazione. Quale delle due approssimazioni sarà migliore? Per rispondere, ci viene in soccorso l'analisi numerica, che è una branchia della matematica che spesso non trova spazio nei programmi delle scuole superiori. Essa si occupa di studiare come approssimare le soluzioni di problemi matematici per i quali non è possibile o sarebbe troppo complicato trovare una soluzione esatta. Soprattutto sviluppa tecniche per controllare la precisione dell'approssimazione. In questo caso semplice si dimostra che usare 6 trapezi darebbe al più 3 cifre corrette nel risultato, mentre la tecnica delle 3 parabole ne garantisce almeno 5. Ora, se fate caso che le due approssimazioni fanno uso degli stessi dati, cioè i 7 valori della funzione nei punti 0, pi dodicesimi, pi sesti, eccetera, il secondo metodo è molto più efficiente del primo, perché ci garantisce molte più cifre decimali corrette a parità di informazione utilizzata. Un esempio più complicato è quello della risoluzione di un sistema di equazioni lineari. Ne avrete risolti tanti alle superiori con 2, 3, 4, magari 5 incognite. Ma quando le incognite diventano milioni, ci si affida a un calcolatore. Questo studio nel 2005 ha esaminato i miglioramenti ottenuti in questo campo negli anni precedenti. In 36 anni la velocità di risoluzione era aumentata di 16 milioni di volte grazie all'aumento della velocità dei calcolatori. Un sistema che un calcolatore del 1969, usando l'eliminazione gaussiana, avrebbe richiesto 3.000 anni di calcolo, avrebbe potuto essere risolto nel 2005, usando lo stesso algoritmo, solo in 4,6 ore. Tuttavia, lo studio ha anche evidenziato come un guadagno di altre 16 milioni di volte è stato garantito dal miglioramento degli algoritmi di risoluzione. Anzi, se osservate il grafico, vedete che in gran parte di questo periodo il vantaggio dato dal miglioramento degli algoritmi da parte dei matematici è stato superiore a quello garantito dal solo progresso tecnologico. Infatti, quel sistema lineare nel 2005 non sarebbe stato risolto in 4,6 ore, ma sarebbe bastato un millisecondo. Il passaggio da 4,6 ore a un millisecondo è stato possibile solo grazie alle innovazioni algoritmiche apportate dalla matematica numerica. Questo per ricordarci che ogni volta che abbiamo volato su un aereo ben progettato, ogni volta che abbiamo consultato una previsione meteorologica o che abbiamo ritirato una risonanza magnetica, abbiamo sfruttato non solo delle meraviglie tecnologiche, ma anche un pezzettino di matematica numerica. Se lo vuoi anche tu, vieni a studiare matematica.